Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte andremo a catturare un altro uccello leggendario. Si parte sempre qui, da Pummelo Island. E come Pokémon abbiamo sempre loro, la nostra tattica è sempre la stessa, cercare di paralizzare il nemico, che forse con però Zapdos non sarà possibile, poiché è un Pokémon di tipo elettro. Quindi vedremo un po' cosa riusciremo a fare. Abbiamo delle Ultra Ball ovviamente. Eccole qui, una marea di Ultra Ball e tanta tanta buona volontà. Andiamo sulle isole Elements. Qui avevamo catturato Articuno nella scorsa parte, che se non avete ancora visto vi invito ad andare a recuperare. Mentre ora andremo all'isola Fire. Esatto, non andiamo a prendere Articuno ma Moltres. Eccolo qui. Tra l'altro in un'isola in cui piove, quindi teoricamente dovrebbe pure essere indebolito, tecnicamente. Bene, dai, andiamo a fare questa battaglia. Vediamo quanto ci metteremo a catturare il temibile Moltres. Eccoci qui. Allora, esatto, sta piovendo. Come prima cosa, ovviamente, facciamo un Nuzzle per paralizzarlo. Ecco fatto. E Moltres rimane paralizzato. Probabilmente con un altro Nuzzle dovremmo riuscire a portarlo a vita rossa. Bene, così. E lui rimane ancora paralizzato e vi ricordo che Moltres, così come tutti gli altri uccelli leggendari in questo gioco, o meglio, i tre uccelli leggendari, hanno Roost, ovvero Trespolo, quindi possono ricaricarsi la vita. Cosa che forse questo farà? No, ok, non lo fa. Noi continuiamo a tirargli Ultra Ball. Paralizzato e vita rossa è il massimo che possiamo fare contro questi uccelli leggendari. Speriamo che entri, quindi il prima possibile. Ok, Air Slash continua a fare, va bene. Noi continuiamo a tirargli Ultra Ball. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Mannaggia, era appena... Stava per entrare, mannaggia lui. Ok, tanto la paralisi non gliela toglie nessuno, sì. Usiamo un altro Pokémon e mandiamo un Pokémon che possa resistere ai suoi attacchi, ovvero Snorlax. Eccolo qui il nostro bello Snorlax, a cui magari potrei insegnare addirittura falso finale per battaglie di questo tipo. Beh, vedremo, dai. Per adesso lanciamogli un'altra Ultra Ball. Siamo a 4. Per adesso il leggendario che ci ha fatto penare di più è stato Ho-Oh. Cacchio, lui stava per entrare anche qui. Che ci ha fatto davvero penare. Mentre Articuno, nello scorso video, è andato via abbastanza liscio. Vediamo ora questo Moltres, eh. Insomma, sta tenendo botta Moltres, eh? Vita rossa paralizzato, non ne vuole sapere di entrare. Nemmeno ora. Heatwave, onda calda? Ah, tra l'altro potenziata da Sunny Day. Ecco perché mi ha fatto così male. Niente, non ce la fa proprio a rimanere dentro. Dai, Moltres, forza. Voi, Moltres, quanto ci avete messo a catturarlo nei vostri giochi da bambini? Immagino appunto sto pensando a Rosso Fuoco o Verde Foglia, oppure direttamente Rosso, Blu o Giallo forse. Giallo si può catturare? Aspetta che non ricordo se in giallo si possa catturare. Allora, io qui non uso strumenti di cura, perché mi sembrerebbe uno spreco, semplicemente faccio morire piano piano tutti i miei Pokémon. E quando capiterà, capiterà. Intendo la cattura. Cioè, eccolo Roost che arriva, mannaggia lui. Qui tocca provare a colpirlo, Body Slam, vai. E dai, gli abbiamo fatto perlomeno un po' di danno. Andiamo di nuovo con un'altra Ultra Ball. Niente, esce immediatamente. Tosta, eh? Tosta catturare questo Moltres. Speravo di poter andare via un po' più liscio e invece ci sta facendo penare. Parecchio. E questo dimostra anche una cosa che ho detto negli scorsi video, quanto erano difficili da catturare gli leggendari delle prime generazioni in confronto ai leggendari delle ultime generazioni, a cui a momenti basta tirare una Velox Ball a inizio lotta e li catturi, quindi è davvero una cosa ridicola. Ah, ma andiamo all'Lapras.
Possiamo usare un attacco? Potremmo fare Body Slam e non dovremmo ucciderlo, eh? Come l'ho detto? Si rifà. Si rifà. Resetto e ci rivediamo qui. E rieccoci qui, pronti a combattere di nuovo Moltres. D'altronde questo è l'equivalente del salvare davanti al leggendario, quello che facevamo tutti da bambini, no? Salvare davanti al leggendario di turno e nel caso in cui il leggendario dovesse morire o sconfiggerci, semplicemente avremmo resettato il gioco. Classica cosa che facevamo tutti da bambini, non mentite. Ok, lui inizia subito con un air slash. Noi andiamo di nuovo con un altro nazzo e lo portiamo alla vita rossa. Ok. Heatwave, questo potrebbe farci male, però non ci ha uccisi. Ed ora riproviamo con la Ultra Ball. Vai. Mettete che adesso entra tipo il primo colpo. Non penso, eh. Infatti, anzi. Più incazzato di prima, guardate, mi ha già ucciso Pikachu. È più incazzato di prima sto Pokémon. Mandiamo Charizard questa volta, così per cambiare un po', no? Per vedere un altro Pokémon qui dentro. Vai. Contro Charizard potrebbe prendersi un po' di paura e restare nella bolla, eh? E slash Charizard lo regge abbastanza bene. Contate che contro Pikachu ho fatto quel danno prima, ma non era molto efficace, eh? Niente, niente, non niente da fare. Qui proviamo a fare un bel lanciafiamme, non dovrebbe abbatterlo manco per niente, perché infatti non è poco efficace, non è molto efficace. Forse possiamo usare anche addirittura un'altra mossa, un Dragon Breath. Paura che però lo sciotti Dragon Breath. Proviamo. Perfetto invece. Perfetto. Ah, finalmente rimane paralizzato, me l'ho quasi dimenticato che fosse paralizzato, dato che non ci rimaneva mai. Daje, daje, daje. No! Mannaggia lui. Continua a usare Roost. Però noi abbiamo capito che con Dragon Breath gli facciamo poco danno. Quindi facciamoglielo. Ecco fatto. Rimane paralizzato. Un altro Dragon Breath. E lo riportiamo a vita rossa. Sempre che non critti. Ole, bravo. Rimani paralizzato. Vai, Ultra Ball. Ecco, volendo si potrebbe aumentare ancora di più l'efficacia di questa tattica. Insegnando una mossa che abbassa la precisione del Pokémon avversario. E spammandola in modo che poi ogni volta che provi ad attaccare fallisca. E addirittura mettere falso finale a un Pokémon. Ho dato un'occhiata prima di fare questo reset, ma Snorlax non la può imparare falso finale. Quindi non è se non nessuno dei Pokémon di questa squadra. Sarebbe utile in realtà avere un Pokémon designato per le catture di questo tipo. No, un Pokémon che costruiamo apposta. Per catturare leggendari, un Pokémon che sia in grado di paralizzarli o addirittura. E qua possiamo usare un Air Slash. Ecco, fatto per fargli un po' più di danno. Ah, flincia pure. Vai, un altro Air Slash. Non fare brutto colpo, bravo. E Charizard è l'ideale per abbassare i PS di questo Moltres, eh? Comunque, si potrebbe costruire un Pokémon che paralizza e addormenta all'occorrenza, perché, per esempio, appunto, Zapdos non potremmo paralizzarlo. Quindi sarebbe utile addormentarlo ogni tanto. E che abbia un attacco tipo Flash che possa diminuire la precisione del nemico. Può diminuirgli anche altro, tipo l'attacco o l'attacco speciale. In modo che poi quando attacchi non faccia danno. Niente, comunque è impossibile catturarlo, eh. Cioè, quante bolle abbiamo tirato tra questo e il tentativo precedente? Niente, esce comunque. Heatwave, qua mi sa che il nostro Charizard ci saluta, sì. Però è stato davvero un grande, eh. Rimandiamo Snorlax. Bag. Stavo per cliccare sulla freccia giù e sarei fuggito. Mannaggia me. Dai, contro Snorlax e entri nella ball, no? Ci entri, vero? Ci entri. Ehi, grande Snorlax. Gli ha fatto paura Snorlax, ecco cosa gli ha fatto. Si prende anche un po' di punti esperienza, che non fanno mai male. È uno degli uccelli leggendari. When Moltres flaps its flaming wings, they glimmer with a dazzling red glow. Praticamente quando Moltres spazza con le sue ali, quando le muove appunto per volare, brillano di una scintillante luce rossa, di uno scintillante bagliore rosso.
Buono così. Allora, vorresti dare un nickname a Moltres? No, assolutamente no. E abbiamo anche un altro leggendario nella nostra collezione. Ritorniamo a Pummelo, dove c'è il centro Pokémon. Eccoci qui. Andiamo a curarci i nostri Pokémon mal ridotti dopo questa battaglia, davvero abbastanza lunga contro Moltres. E andiamo a dare un'occhiata a Moltres invece. Eccolo qui, Summary, numero 146. Come natura ha che gli aumenta la difesa e gli diminuisce l'attacco speciale. Pessimo. Praticamente la natura di Pikachu. Cioè una natura simile a Pikachu. Che sfiga, oh. Che sfiga davvero. Peccato perché Moltres, tra l'altro, è uno che potrebbe andare di attacco speciale. Vabbè, tanto non l'avremmo mai usato Moltres in questo gioco, quindi va bene comunque. Va bene, dai, quindi andiamo a metterlo al suo posto, numero 146. Guardate qua il mio Living Dex che ovviamente dalla scorsa parte non si è ampliato perché ho registrato questa parte immediatamente dopo. E tu ti metti qui. Questo posto sarà dedicato a Zapdos, che andremo a catturare nella prossima parte. Si spera almeno di catturarlo. Qui c'è il mio bell'Articuno, qui c'è Mewtwo, qui c'è Mew. E con Zapdos finiremo i leggendari di Kanto. Ok, poi toccheranno ai vari altri leggendari, come i cani leggendari. Oh, l'abbiamo già preso. Chissà se potremo prendere anche Lugia prima o poi. Lo spero proprio perché. Per questo video, per adesso, è tutto. Quindi io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.